perché come non funzionava la didattica a distanza per le scuole, non funzionava neanche per le università. Ecco, stiamo cercando di riportare un po' di buon senso, un po' di equilibrio. Diritto alla vita, sì, ma diritto alla salute, sì, ma anche rispetto per la gente che lavora. Non possiamo trasformare baristi, camerieri e pizzaioli in carabinieri e controllori. Lasciamo che facciano il loro lavoro, anche perché si chiede il Green Pass all'italiano per andare in pizzeria e intanto fanno sbarcare decine di migliaia di immigrati senza nessun limite, controllo, e vanno e vengono, escono, entrano. Quindi se la legge vale per tutti, vale per tutti. Anche perché io ricordo che mentre in Italia ormai circa 40 milioni di persone hanno scelto liberamente il vaccino, in Africa la percentuale di vaccinati è il 2%. 2%. Quindi tu chiedi il Green Pass al turista inglese che vuole venire a Roma e intanto in questo momento stanno sbarcando da Tunisia, Libia, Bangladesh, Egitto e Costa d'Avorio chi più ne ha più ne metta. Io per aver fatto il mio dovere da ministro a settembre andrò a processo a Palermo, ma andrò a processo a testa alta perché ho difeso il mio paese, ho difeso i confini, la sicurezza, l'orgoglio del mio paese. E trovarci un giovedì, badate bene che non siete voi a dover ringraziare me, ma sono io a ringraziare voi, perché è il 5 di agosto, è giovedì pomeriggio, è stata una giornata, penso per molti di voi, di lavoro. E un altro tema che dovremo affrontare a settembre, l'ho già detto al presidente Draghi, è quella roba che si chiama reddito di cittadinanza, perché sta creando solo disastri. Invece di crear lavoro, lascia la gente a casa. E quindi vi ringrazio per essere qua, che è una grande testimonianza d'affetto. E noi lo faremo anche dopo le elezioni, perché la politica, distinguetela fra quelli che si fanno vedere solo prima delle elezioni e poi scompaiono, e quelli che invece si vedono sia prima delle elezioni che dopo le elezioni, e non cambiano numero, non cambiano casella mail, non cambiano indirizzo, perché noi ci siamo. La Lega governa tante città da tanti anni e le governa bene. A Roma non abbiamo mai avuto la possibilità o la fortuna di governare. Se ci date una mano, a ottobre mandiamo a casa la Raggi e vi facciamo vedere come si governa una città. Come si governa una città. Per loro. Per loro. Io ne ho due di figlioli, un maschio e una femmina, e quindi sto facendo quello che sto facendo anche e soprattutto per loro. Lasciare un paese libero, sicuro, rispettoso e accogliente. Perché quando dicono che i romani sono razzisti, che gli italiani sono razzisti, sono tutte palle, perché i nostri nonni sono emigrati nel mondo a portare cultura, lavoro, ricchezza, bellezza, però i nostri nonni nessuno regalava casa, albergo, telefonino, hanno sempre dovuto conquistarsi quelli che si sono conquistati all'estero. E anche Roma deve essere una città accogliente per tante donne e uomini stranieri che sono arrivati dall'altra parte del mondo e sono qua e pagano le tasse, mandano i figli a scuola e portano rispetto. Però io do rispetto, ma in cambio chiedo rispetto. Quindi se arrivi a Roma e inizi a dire non mi piace come pregate, non mi piace come mangiate, non mi piace il Colosseo, torna a casa tua e fai quello che vuoi. Non siamo noi a dover cambiare in base all'ultimo arrivato. Quindi rispetto, accoglienza per gli esseri umani sì e non solo. Domani mattina è il 6 agosto, per molti magari cominciano le vacanze. Io domani mattina invece ho scelto di cominciare la mia giornata alle 10:30 a visitare con gli amici della Lega uno dei tanti canili che ci sono a Roma, perché anche il maltrattamento nei confronti degli animali e l'abbandono nei confronti degli animali è qualcosa che va punito con sanzioni più pesanti rispetto a quello che accade oggi. Quindi diciamo che se la voglia di cambiamento è quella che sto respirando in questi giorni nei quartieri di Roma, ci siamo. Ho visto che la Raggi passa le sue giornate a insultare me e la Lega, dicendo a Roma c'è giusto bisogno di Salvini e della Lega. Preoccupati di quello che non hai fatto tu per 5 anni. Io in poche altre capitali europee, quando passeggio e attraverso la strada
devo stare attento a non farmi investire da un cinghiale. In poche altre città. Quindi una città puntuale, moderna. Poi attenzione, il buon Dio ha dato a Roma storia, cultura, orgoglio, beni architettonici, tu ti giri, tu fai 500 metri a Roma, e lo dico con invidia da milanese, e trovi una bellezza a ogni angolo. Però Roma, e sarà il nostro impegno, non deve essere solo bella per i turisti che vengono qua 3 giorni, dicono ma quanta è bella Roma, e poi tornano al loro paese. Noi lavoreremo per una Roma bella per i romani 365 giorni all'anno, per i disabili, perché ci sono ancora troppe barriere architettoniche. La Raggi ha detto che aveva promesso la funivia e sta facendo la funivia, ecco, che con tutto quello che c'è bisogno, forse pensava di essere a Cortino a Madonna di Campiglio, invece la funivia, già se ci fossero i montascale e le scale mobili per i disabili sulle metropolitane funzionanti, sarebbe già qualcosa di importante. Quindi riprendiamoci la nostra città, dico nostra perché ormai io vivo a Roma per la maggior parte delle mie giornate, quindi me la sento un po' dentro, e quindi quando la mattina trovo qualcuno e vado in ufficio, quando riesco con la morosa guidando la macchina, e ormai sono abituato quando mi dicono dai e ma te, io vi do la mia parola che non m'arrendo, non mollo, e se ciascuno di voi farà la sua piccola parte, ce la facciamo. E la sua piccola parte è anche perdere 5 minuti di tempo per firmare quei referendum, perché quei referendum ci permetteranno di fare quello che la politica non ha fatto per 30 anni, per un motivo molto preciso. Per 30 anni la sinistra ha usato i tribunali e i giudici per vincere le elezioni che perdeva sistematicamente in cabina elettorale. Cioè per 30 anni questi perdevano le elezioni, e poi prima con Berlusconi e poi con noi provavano a vincerle con le sentenze dei giudici. Pensate che negli ultimi anni sono stati incarcerati ingiustamente in Italia più di 30.000 cittadini che poi dopo qualche anno sono stati scarcerati con una pacca sulla spalla perché gli hanno detto mi scusi, abbiamo sbagliato. Non era lui, non era lei, non era lui. Tanto questi 30.000 sono tanti, 30.000 sono questo quartiere, e magari essere assolto dopo 4-5 anni di carcere, intanto hai perso l'azienda, hai perso la moglie o il marito, hai perso la dignità, hai perso gli amici, hai perso il lavoro, hai perso i figli, e chi paga? Nessuno. Ecco, quei referendum ci danno la possibilità che, come per tutti gli altri lavoratori, anche i giudici, se sbagliano, pagano come tutti gli altri. Chi sbaglia paga, soprattutto se decide della libertà di un uomo o di una donna. Quindi grazie, poi stiamo lavorando, non la faccio lunga. Ieri Claudio Durigon ha incontrato nella sede della Lega i sindacati, perché stiamo già lavorando per la prossima riforma delle pensioni, perché a dicembre scade quota 100. Avete visto che c'è qualche fenomeno al governo che si è preso come consulente la signora Fornero, e io vi do la mia parola d'onore, crolli il mondo, che mai si tornerà alla legge Fornero, costi quello che costi, ha già fatto abbastanza danni, perché col lavoro non si scherza e con le pensioni. Quindi sulle pensioni siamo al lavoro, stiamo provando a cercare di rottamare anche tutte le cartelle di Equitalia che siamo riusciti a stoppare fino al prossimo autunno, che sarebbero un massacro per troppe famiglie. Quindi tasse, giustizia, pubblica amministrazione. Uno dei nostri ministri più operativi in giro per l'Italia è il ministro per i disabili, Erika Stefani, che è un ministero che abbiamo chiesto noi al presidente Draghi perché non esistano più cittadini dimenticati e romani di serie B. Penso all'autismo, che ormai entra in casa di milioni di famiglie che vengono abbandonate a se stesse. Quindi siamo gente molto concreta, molto pratica, non facciamo tante promesse, ma vediamo di mantenere quello che ci mettiamo in testa. In bocca al lupo, perché il fatto che voi siate così tanti un giovedì pomeriggio in questa splendida piazza mi dice che l'unico biglietto di sola andata per andare a farsi 5-6 anni di vacanza all'estero lo regaliamo a Virginia Raggi e tutti i 5 Stelle. Viva Roma, grazie di cuore, buone vacanze, buona vita e buona fortuna a tutti voi. Grazie veramente di cuore.